Poco lontano da Reggio Emilia, nel morbido paesaggio emiliano, dove la pianura si fa collina, Scandiano mostra orgogliosa la riuscita integrazione a misura d'uomo tra l'abitato e l'ambiente. Tra i quartieri più recenti, viva testimonianza della crescita economica e demografica dell'ultimo cinquantennio e il proprio nucleo storico, che affonda le radici nel passato e vede la massima espressione di sé e della propria identità culturale nella Rocca dei Boiardo, l'amico Castello di Scandiano, citato da Petrarca, in cui nacque nel 1440 il poeta Matteo Maria Boiardo, celebre autore dell'Orlando innamorato. Sorta come fortilizio difensivo, la rocca fu via via trasformata dal XIV al XVIII secolo in elegante dimora signorile dalle famiglie nobili che si succedettero al governo del territorio: i da Fogliano, i Boiardo, i Tiene, gli Este, i Bentivoglio e i De Mari. Aristocratici committenti di talentuosi artisti come il pittore modenese Nicolò dell'Abate, di cui si ricordano in particolare le decorazioni del camerino dell'Eneide e della Sala del Paradiso, l'architetto ferrarese Giovan Battista Leotti, progettista del Teatro Farnese alla Pilotta di Parma, al quale si deve la monumentale facciata meridionale e lo scenografico scalone d'onore. Lo stuccatore modenese Antonio Traeri, detto il Cestellino, autore della preziosa ornamentazione plastica del cosiddetto appartamento Estense. Sedi a Leotti e del Cestellino si potevano da sempre ammirare le opere realizzate per la Rocca, non altrettanto poteva dirsi degli interventi pittorici di Nicolò dell'Abate, che si credevano tutti prelevati a più riprese con la tecnica dello stacco e dello strappo tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Soltanto nel 2003, col fortunato ritrovamento di numerosi dipinti murali riconosciuti dalla critica alla mano di Nicolò, nella Rocca è stata svelata un'importante testimonianza dell'intervento di questo protagonista del manierismo europeo. Pitture nascoste per secoli, al di sotto di strati di scialbo, nelle lunette dell'ambiente che recenti studi hanno identificato nell'antica Sala del Paradiso, quello spazio raccolto al primo piano della Rocca di Scandiano, dal quale tra la fine del 1847 e l'inizio del 1848 furono asportate a strappo dalla volta le pitture murali che Nicolò aveva eseguito per il conte Giulio Boiardo, pitture trasferite come dipinti da collezione nella galleria del duca Francesco V d'Austria Este, all'interno del Palazzo Ducale di Modena, e ora conservate nella Galleria Estense. Nicolò dell'Abate, nato a Modena presumibilmente nel 1509, dopo aver lavorato nel 1537 col concittadino Alberto Fontana alla decorazione delle beccherie modenesi, dal 1539 figura a capo di una propria bottega e raggiunge la piena affermazione grazie all'abilità nel dipingere su muro, con raffinato linguaggio e studiata eleganza, scene di carattere cortese e profano di aristocratica bellezza, di cui di lì a poco diverrà l'indiscusso maestro. Sul sostrato artistico locale della propria formazione, segnato dal passaggio di Filippo da Verona e dalla presenza di Gian Gherardo dalle Catene, di Pellegrino Munari e di Antonio Begarelli, che avevano condotto a Modena le intuizioni del Rinascimento maturo, e di Raffaello in particolare, il giovane Nicolò innesta la grazia atmosferica di Correggio, le suggestioni di Pordenone e soprattutto la maniera di Parmigianino,
dalle eleganti cifre alchemiche di grafica sensualità. Le importanti commissioni di soggetto laico, che lo vedranno impegnato in diversi centri dell'Emilia, permetteranno a Niccolò di affermarsi come fantasioso narratore di opere classiche e poemi cavallereschi, raccontati con spiegata cantabilità all'interno della sintassi del fregio dipinto. A lui guarderanno come modello per questa tipologia decorativa le generazioni seguenti di artisti, che si ispireranno alla sua opera anche per il fresco e spontaneo sentimento della natura, per l'umorosa e vitale poesia dei suoi paesaggi, che grazie al lirismo dei colori e ai bagliori della luce introducono con sapienza l'universo misterioso e appassionato della favola antica. Proprio per il conte Giulio Boiardo, tra i suoi primi illustri committenti, Niccolò spalanca sulle pareti della Rocca di Scandiano suggestioni letterarie, immaginarie sonorità e paesaggi dal caldo afflato elegiaco e dal largo respiro, in cui s'ambienta un caldo favoleggiare dal garbo cortese. Trasferitosi nel 1548 a Bologna, dove il suo linguaggio saprà raggiungere ancor più elevate vette aristocratiche, Niccolò si sposterà in Francia nel 1552 per assumere un ruolo di protagonista al fianco di Primaticcio nella decorazione del castello di Fontainebleau, residenza della corte del re Enrico II, dove probabilmente raggiunta la fama e la notorietà. Il pittore modenese morirà nel 1571. A 6 anni dalla sensazionale scoperta dei paesaggi nella Sala del Paradiso e a conclusione di un complesso lavoro di restauro, brillantemente diretto dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e scrupolosamente condotto dal Laboratorio Faber Restauro di Sesto Fiorentino, il Comune di Scandiano e il Comitato Nazionale Niccolò dell'Abate, con la preziosa collaborazione della Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia, hanno deciso di promuovere questa mostra, ritornando sul tema di Niccolò dopo la grande esposizione di Modena nel 2005. Dopo oltre 200 anni di illustre storia collezionistica e museografica entro il sistema della Galleria Estense, i frammenti superstiti del Camerino dell'Eneide e della Sala del Paradiso, assieme ad altri brani di decorazioni e di analoga provenienza, sono esposti nella loro sede originaria, a documentare uno dei momenti più alti della storia artistica, letteraria e culturale della città di Scandiano e dello stesso Ducato Estense, quello promosso dalla sensibilità umanistica della famiglia Boiardo tramite le figure di Matteo Maria Boiardo, autore dell'Orlando innamorato, e di Giulio Boiardo, committente delle pitture murali di Niccolò dell'Abate. Oltre a esporre tutte le testimonianze pittoriche e decorative provenienti da questo storico edificio, la mostra da conto degli interventi di restauro recentemente effettuati sui brani di pittura superstiti, così come di quelli architettonici ancora in corso e di altri che l'amministrazione comunale di Scandiano intende realizzare nei prossimi anni, nell'ambito del generale piano di recupero, di restituzione alla città e di utilizzo pubblico del complesso edilizio più rappresentativo della comunità, per le sue vicende storiche e per l'alto valore architettonico, oltre che per il suo riconosciuto valore simbolico. A dar conto della centralità di quei brani di pittura, nell'ambito dell'esposizione, intervengono altre sezioni. Quella sulla storia letteraria ispirata ai temi epici dell'Orlando innamorato e alla fortuna cinquecentesca del poema. La sezione musicale, con l'esposizione di strumenti musicali antichi in rapporto alle raffigurazioni musicali nella pittura di Niccolò dell'Abate.
la sezione sugli interventi di trasformazione architettonica dell'edificio, la cui visualizzazione è affidata all'esposizione di piante, mappe e progetti. E infine la sezione sulla fortuna ottocentesca delle pitture murali scandianesi di Nicolò dell'Abate, ben documentata dagli scritti di Giambattista Venturi e dalle loro traduzioni incisorie. Grazie al supporto dell'Opificio delle Pietre Dure, nell'ambito della manifestazione, notevole risalto assume la documentazione dell'intervento di restauro, presentata in un'apposita sezione, con particolare attenzione alle tecniche impiegate e alle indagini scientifiche che hanno preceduto e accompagnato ogni fase del delicato intervento. Video proiezioni e suggestive musiche d'epoca di sottofondo, poi, assieme ai consueti pannelli esplicativi e alle audioguide, accompagnano i visitatori nel percorso, illustrando i temi dell'esposizione con semplicità e chiarezza, conferendo alla mostra un accattivante carattere multimediale.